Passa da Napoli la campagna per il referendum di ottobre sulla riforma della Costituzione che porta la firma del Presidente del Consiglio Renzi e del Ministro Maria Elena Boschi. Sul sì, il Premier e la Boschi si giocano la durata dell'esecutivo fino al 2018 ed ecco perché questa mattina la titolare del Dicastero Rapporti con il Parlamento è arrivata nel capoluogo campano per promuovere le ragioni del sì alla consultazione popolare di ottobre. Abbiamo bisogno dell'impegno di ciascuno di voi, di ciascuno di noi. Perché è inutile essere nella strada giusta se poi ci si ferma, ci si mette seduti ad aspettare che qualcun altro faccia le cose al posto nostro, perché veniamo travolti. Noi non possiamo lasciare che qualcun altro decida al posto nostro. Dobbiamo impegnarci in prima persona nei comitati, nei territori, cercando veramente di andare strada per strada, nelle piazze, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nel mondo dell'associazionismo, non soltanto nei circoli del partito, anche nei circoli del partito, anche nelle nostre feste, anche nelle nostre iniziative. Io vedo tanti esponenti del Partito Democratico, tanti sindaci. Abbiamo bisogno però di usare la nostra capacità per stare fuori, in mezzo alla gente, per uscire da quei circoli e andare a incontrare le persone nei luoghi della vita normale, nei luoghi in cui si lavora, nei luoghi in cui ci si incontra, nei luoghi in cui si fa volontariato, e cercare di raccontare la nostra idea di paese. Presente anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che si è espresso così. Allora noi vogliamo una democrazia che decida, che sia in grado di reggere la competizione con i grandi paesi concorrenti del mondo. La riforma costituzionale sempre è questo, a ripristinare o costruire una capacità di decisione degna di una democrazia moderna. E ci serve a liberare gli slanci vitali del nostro paese, gli slanci vitali. La sensazione che ho io dal luogo in cui lavoro è di un paese che ha il freno a mano tirato. Non c'è un processo di trasformazione che non sia un calvario. Non c'è nulla che cammini per canali trasparenti, limpidi, di funzionalità anche automatica dello Stato. Non c'è nulla che non comporti una fatica immane, ma non possiamo andare avanti così. Abbiamo bisogno di un paese semplice, nel quale i ladri vanno in galera, ma quelli che vogliono lavorare, investire, trasformare la realtà siano messi in condizioni di farlo senza avere la paura di fare anche una telefonata, perché ormai abbiamo un clima nel quale non si decide più nulla, nella pubblica amministrazione, si decide più nulla, c'è un clima di terrore.